Perché ci isoliamo dagli altri? È vero che alcune persone sono più introverse di altre, ma tutti abbiamo bisogno di interazioni umane per soddisfare i nostri bisogni. Ci sono dei momenti nella vita in cui necessitiamo di tempo per stare da soli e altri momenti in cui i nostri bisogni includono più interazioni con gli altri. Ma allora, quando l'isolamento è una cosa buona e quando non è salutare? Forse siamo gli unici che possiamo stabilire accuratamente quando l'isolamento ci sta nutrendo o quando è una fuga dalla vita. Essere isolati significa essere separati dalle altre persone, essere soli. Avere del tempo per stare soli è importante in quanto puoi contemplare ed elaborare i tuoi sentimenti e stabilire una connessione con il tuo potere più elevato. A volte un processo di elaborazione profondo richiederà di trascorrere più tempo da soli o, ad esempio, una volta che è finita una relazione importante, potresti sentire il bisogno di avere del tempo da solo per ritrovarti e per conoscere ciò che desideri. Quando ti ritrovi nel mezzo di un'esperienza di trasformazione, spesso hai più bisogno di stare da solo. A volte ci sono dei comportamenti che adotti che possono spingerti ad isolarti dagli altri, persino quando ne hai realmente bisogno. Come un'esperienza amara con qualcuno potrebbe lasciarti senza fiducia e senza voglia di interagire con gli altri. Coloro a cui non sono state insegnate le abilità sociali potrebbero sentirsi insicuri nell'interazione appropriata con gli altri e, se non hai avuto un supporto materno equilibrato, da bambino potresti sentire che sei incapace di avere delle relazioni buone. Quando senti che non hai nulla dentro di te da dare, potresti desiderare di tenerti fuori da certe interazioni sociali. Infine, alcuni potrebbero sentire che l'unico modo per essere persone spirituali è quello di isolarsi dagli altri. Ed ora vediamo insieme le tre essenze floreali australiane che possono riportarti al giusto equilibrio. Tall Yellow Top ti aiuta a rompere il tuo guscio e trovare la gioia nella connessione con gli altri. Se hai la tendenza a rimanere da solo e sentirti separato nei gruppi, ti aiuterà a trovare la gioia nell'essere insieme agli altri ed è anche l'essenza che ti aiuta a raggiungere il mondo esterno. Yellow Cowslip Orchid ti aiuta a rilasciare il giudizio e la critica nei confronti di te stesso e degli altri, donandoti quell'ispirazione nel vedere la bellezza intorno a te, compresa l'opportunità di uscire da casa tua e dalla tua zona di comfort. L'introversione può avere la sua origine da un sentimento interiore di desolazione spirituale. Il fiore australiano Sydney Rose può aiutarti a trovare quella volontà di navigare nel proprio vasto mondo interiore, in modo tale da riemergere nel cerchio della connessione umana, realizzando che siamo tutti uniti. Ti supporta nel trovare una ricchezza interiore e spirituale che ti ricolleghi all'unità dell'umanità. Se questi contenuti ti sono stati di aiuto, condividili pure con le persone a cui vuoi bene. Grazie per l'ascolto e a presto!